Amici sportivi di ETV, un cordiale buonasera e benvenuti alla Palla Somenzi di Cremona, dove sta per andare in onda gara 3 di finale playoff Serie B2 Girone A tra i padroni di casa della Rossinis di Cremona e gli ospiti della Tubo Sider di Asti, serie che è già sul 2-0 in favore degli ospiti, che questa sera si giocano in una partita tutte le chance della promozione. Questa sera a commentare il match Alberto Banzola, per il commento tecnico Folco Donati. Folco, la partita di questa sera è una partita che per Cremona rappresenta un dentro fuori. Se vince si va avanti, se perde Asti festeggia e si chiude la stagione della Rossinis. Beh, assolutamente una partita importantissima per la Rossinis Cremona, ormai alle spalle davvero al muro. Vincere vorrebbe dire tornare ancora qui sabato in questo Palasport per giocarci la quarta partita. Perdere vorrebbe invece vedere alla fine vedere festeggiare i ragazzi di Franco Passare della Tubo Sider Asti, che come dicevi tu sono sul 2-0. Poco più di due minuti all'inizio di questo match, quello potremmo definire la madre di tutte le partite di questo girone A della Serie B2. Avremo modo di parlare anche delle altre finali della Serie B2, sia per quanto riguarda il girone B, sia per quanto riguarda il girone C, sia per quanto riguarda il girone D. Asti questa sera è in festa. Più di 200 tifosi, nonostante il turno infrasettimanale, sono giunti al Palla Somenzi e questo potrebbe essere una carta in più, Folco, direi, per la formazione di Coach Passera. Beh, direi di sì, li vediamo davvero festanti, sono arrivati con due pullman e sperano, ovvio, che alla fine di questi 40 minuti per loro giunga la promozione in serie B1, che a questo punto della stagione non potremmo dire che meritata, visto che hanno vinto prima la stagione regolare e sono sul 2-0 dopo queste due prime partite di playoff. In mezzo però ci sono 40 minuti di puro combattimento contro una Rossinis Cremona che non lascerà nulla di intentato per cercare di tornare a giocare nuovamente qui sabato, quindi vincere questa partita. Le prime due sfide di questi playoff sono state sì vinte da Asti, ma sono state due partite molto combattute, per certi versi molto equilibrate. Se in una delle due avesse vinto la Rossinis Cremona nessuno si sarebbe potuto scandalizzare. Così non è stato, Asti è sul 2-0 e conta di chiudere i conti questa sera. E andremo a vedere come andrà a finire questa sera in campo agli ordini del signor Caforio, primo arbitro, e del signor Pesante. I giocatori sono già pronti per la palla 2, palla 2 che verrà contesa tra il numero 19 della Rossinis di Cremona, Gianni Groberio, sceso da Gorizia ad alimentare i sogni e le speranze dei tifosi grigiorossi, dall'altra parte a contendergli la palla 2 Carlo Di Gioia, e la palla 2 arriva alla Rossinis Cremona, che dunque parte col primo possesso di gara. Luca Speranzini che serve un pallone per Groberio, la palla arriva in un momento in cui Groberio ha i piedi fuori dalla linea in fondo campo, recupera subito un pallone importante la formazione ospite, che adesso riprenderà con la rimessa a fondo campo, palla in mano a Brezzo che chiama lo schema. È una bolgia il Palasport di Cadi Somenzi, palla in mano a Biganzoli, l'eroe di gara 2 di Gioia, palla dentro per Federico Mine Ferrari, dalla piccola si gira a piede perno, il tiro non va, a rimbalzo lottano e l'ultimo a toccare il pallone detto gli arbitri è Marco Fantaccini, sceso dalla Serie B1, sceso da Treviglio a cercare di portare in Serie B1 la formazione astigiana, lasciando anche nei guai Treviglio. Alberto, che a un certo punto Treviglio ha, non so se la colpa sia del fatto di aver venduto Fantaccini, probabilmente Treviglio pensava di recuperare degli agosti, così non è stato, è arrivato poi Giorgio Mappelli, ma Treviglio dal momento in cui è andato via Fantaccini si è un po' segnalato come in fase calante. Tornando a questa partita, la prima cosa che noto subito è la marcatura di Ferrari affidata inizialmente a Luca Speranzini, così non era stato nelle prime due gare quando Dario Adami aveva consegnato la marcatura del pericoloso Ferrari a Andrea Conti. Questa sera ha optato invece su Luca Speranzini, che durante gara 2 si era alternato poi con Andrea Conti in questa marcatura, che secondo me è una delle chiavi della partita. Luca Speranzini molto nervoso in gara 2, adesso è lì a contendere il pallone a Ferrari, tiro sporchissimo a parte di Federico Mine Ferrari,
può ripartire adesso Stefano Scalvini, Scuola, Vivaio, Basket Brescia, così come per Luca Speranzini, palla dentro per il Condor, Andrea Conti, movendo piede ferro ai primi due punti del match. Primo vantaggio, 8-44, da giocare sul tabellone centrale del Palasport di Cal di Somenti. Segniamo i primi due punti dunque per la Rossini Cremona. E adesso il fallo in attacco, lo sfondamento, se non ho visto male, chiamato a Daniele Bigantoli per il Varesino, il primo fallo per il numero 10 in canotta completamente blu, la maglia trasferta di Asti. Asti che, come dicevi giustamente tu, ha distrutto il campionato in regular season, veramente inanellando una serie di vittorie più unica che rara. Sì, soprattutto in casa Asti si è dimostrata una squadra imbattibile, ha sempre vinto, quindi ecco perché comunque rimane, a mio avviso, al di là di come possono andare, con la speranza che Cremona vinca stasera queste due partite qui a Cremona, credo che Asti abbia comunque il grande vantaggio, perché giocare su un campo imbattuto dà ovviamente i favori del pronostico. Asti merita anche questi favori, perché lo vediamo qua, grande pubblico, e quindi è un po' la frase retorica di questo campionato, però giocare davvero con un pubblico importante che fa casino, tra virgolette, durante tutta la partita, è davvero il fatto di poter giocare con un sesto uomo in campo, e questo è indubbiamente un vantaggio. Cremona sotto questo punto di vista deve assolutamente crescere, non è ovviamente una cosa che si possa risolvere in poco tempo. Il presidente Bonetti sta comunque martellando la città sotto questo punto di vista, e noi crediamo che nel giro di poco tempo, anche per quanto concerne la Rossini Cremona, il pubblico possa diventare un fattore. Staremo a vedere se è così. Sentando secondo pallo di squadra chiamato alla formazione ospite della Tuo Siderassi, palla in attacco nuovamente per la Rossini, si è vantaggio 2-0, 7-18 al termine del primo quarto di gioco. Si rotenata, si butta dentro il traffico, l'area colorata, alla fine porta a casa un fallo speso da Fantacini, terzo fallo di squadra per la formazione ospite, mentre per la Rossini non c'è ancora nessuna penalità. Viaggio in lunetta per due conclusioni dalla linea del punto per Siro Zanata, che si piega sulle ginocchia, il guerriero, come viene chiamato da queste parti. Sbaglia però il primo tiro libero a sua disposizione, ancora lui in lunetta, giocatore che è rimasto nel cuore di tutti gli sportivi cremonesi, non posso altro per la sua militanza con la formazione di Soresina. 0-2 dalla lunetta per lui, siamo già dall'altra parte del campo dove Daniele Bigantoli cerca di liberare Di Gioia, la penetrazione di Gioia, buona la difesa di Tanata, gli sporca il pallone, l'ultimo tocco prima che la palla caramboli, è rimessa a fondo campo, e dello stesso Di Gioia, pertanto si riprenderà con una rimessa nelle mani della Rossinis. Vi devo ancora i quintetti iniziali. Per quanto riguarda la formazione di casa, la Rossinis di Cremona, il quintetto è formato da Stefano Scalvini, Andrea Conti, Luca Speranzini, Siro Zanate, da Gianni Grobelio. Dall'altra parte del campo abbiamo Davide Prezzo, Daniele Biganzoli, Federico Ferrari, Carlo Di Gioia e Marco Fantacini. Il canestro di Andrea Conti, e c'è anche il fallo, e quindi avrà un tiro libero supplementare. Asti, che dopo 3 minuti e 13 secondi ancora non ha realizzato neppure un punto. Ed ha esaurito il bonus, perché questo è il quarto fallo della formazione astigiana. Cerca di modificare un po' le carte in tavola con Spassera, ritirando per un momento Federico Mina e Ferrari. Realizza il tiro libero aggiuntivo Andrea Conti, quinto punto per lui. Era un po' mancato in gara 1 Andrea Conti, non aveva trascinato i suoi. Adesso recupera però un altro pallone, lo stesso Conti, parte in contropiede, Scalvini non lo finalizza, torna sui suoi passi, parla ancora per Conti, fischia a parte del pubblico cremonese che non ha gradito questa scelta di Scalvini, ma ha ragione alla fine la formazione bianco grigio rossa. Settimo punto di Andrea Conti, che sta vincendo tra virgolette da solo il confronto con la formazione ospite. Beh, i numeri sono evidentissimi, 7-0 dopo quasi 4 minuti di gioco, e tutti i 7 punti sono di Andrea Conti. C'è grande attesa per la prestazione di Andrea, che nelle prime due gare ad Asti non ha sicuramente brillato, soprattutto in gara 1, una Rossinis che era andata vicinissima
a cogliere il successo, non aveva avuto assolutamente nulla da Andrea Conti, soprattutto in difesa con Ferrari, suo diretto avversario, che aveva davvero fatto tanto tanto male alla difesa cremonese. E ricordiamo dunque anche i risultati di gara 1 e di gara 2. Vittoria in gara 1 per 71 a 64 da parte della Tubo Siderasti sulla Rossinis Cremona, con 28 punti di Mine Ferrari, 8 su 8 da 2, 4 su 7 da 3 in gara 2. Il risultato ancora riso ai padroni di casa, 79 a 68 il finale per la Tubo Siderasti, partita che però ha lasciato degli strascichi, ha lasciato un po' di veleni in casa Rossinis Cremona per un arbitraggio che ha fatto disperare Coach Adami e i suoi. Bigazzoli adesso, torniamo in cronaca diretta, 10 secondi per questo attacco, c'è il canestro, i primi due punti per la Tubo Siderasti a firma di Carlo Di Gioia, e il fallo commesso da Andrea Conti, primo fallo per Conti, per Carlo Di Gioia, uno dei tanti vagabondi in campo questa sera, i primi due punti personali, i primi due punti per la Tubo Siderasti. Vuol far festa il pubblico astigiano che continua a cantare, realizza anche il tiro libero aggiuntivo, cambia dunque il risultato a Cade Somenzi, 6-0-7 al termine del primo quarto di gioco, 7-3 più 4 in favore di Cremona, con la palla da Massiro Tanto, Stefano Scalvini, la penetrazione per via laterale, palla adesso che arriva a Grobello, l'errore al tiro, rimane per Fantacini, ancora da Livrezzo, Fosforo Brezzo a palla, ripartire i suoi. Si chiude la riccio alla difesa grigio-rossa, Di Gioia però manda fuori tempo completamente Zanata, ma Groverio riesce a recuperare il pallone sull'errore al tiro dello stesso Di Gioia. Adesso funge da play Andrea Conti, c'è il fallo sul blocco chiamato alla difesa ed è di Marco Fantacini. Situazione falli porco, direi che non arrive assolutamente agli occhi. No, per adesso sicuramente Cremona sta difendendo bene, non ha in questo momento dei grandi problemi per quanto concerne i falli, invece credo che a questo punto ne abbia molti di più Asti, e vedrai bene tra non poco, se le cose dovessero continuare così, Franco passerà a rifugiarsi in una difesa a zona per preservare i suoi uomini. I due falli di Fantacini sicuramente non sono per loro una buona notizia. Primo tutto frattanto per Siro Zanata dalla lunetta, 8-3, 5-3 da giocare, palla in mano agli ospiti che hanno mandato in campo Iacomuzzi prima al posto di Ferrari, adesso è rientrato è entrato il numero 9 Riccardo Castelli, e c'è il fallo in attacco chiamato in questo caso a Di Gioia, lo sfondamento. Non si può dire comunque che gli arbitri stiano fischiando a senso unico a favore dell'uno o dell'altro, perché comunque mi sembra che la difesa della Rossinis stia facendo realmente la differenza in campo questa sera. Ben concentrato il Condor, ossia Andrea Conti, però bisogna anche fare i complimenti alla difesa e Coach Dario Adami. Ah, sicuramente, ma la Rossinis durante tutta la stagione ha avuto un po' nella difesa il suo marchio di fabbrica. Le cose non erano andate molto bene nelle prime due gare, soprattutto in gara 1 contro Asti, ma già da questa sera vediamo proprio un netto miglioramento sotto questo punto di vista. Poi c'è Andrea Conti che è davvero scatenato ed ispirato, ed ecco qui tutta la differenza in questo 11-3 dopo 5 minuti di gioco. 11-3, tripla del Condor, Andrea Conti. 4:47 a giocare, un quasi anticipo ancora di Codic, sta giocando veramente la madre di tutte le partite. Adesso la palla servita in angolo per Iacomuzzi prima, poi la palla arriva a Biganzoli, c'è il fallo chiamato Stefano Scalvini su Daniele Biganzoli, che credo se ne andrà in lunetta con 3 tiri liberi a sua disposizione. Per Scalvini è il primo fallo. Per quanto riguarda la situazione falli di squadra, 2 falli chiamati alla Rossinis, 5 e bonus esauritissimo alla Tubo Siderasti. L'ex capitano della Sil Lumezzane sbaglia però il primo tiro libero a sua disposizione. Ancora Daniele Biganzoli, che ho ricordato tra parentesi nella squadra meno nobile forse in cui ha militato, visto che di Serie A ne ha masticata tanta. 1-2 dalla lunetta per lui fino adesso, ancora lui in lunetta per il terzo tiro libero, 2-3, riavvicina i suoi, 3-4 dalla lunetta per i giocatori ospiti, 11-5, 4-37
rimescola nuovamente le carte, coach Passera, rimane in campo Mine Ferrari, va a sedersi in panchina Davide Brezzo, che tutto sommato ha giocato finale su una partita molto più che onesta, ha fatto il suo. Palla in mano adesso alla Rossinis, Gianni Groverio, che sarà seguitissimo dai suoi ex tifosi di Gorizia. Palla in mano a Siro Zanatta, ancora Groverio, frontale 6-25, la tripla di Groverio, e sono tre punti anche per lui, 14-5, 4-13. Folco, sembra che alla Rossinis Cremona questa sera vada tutto bene. Sì, anche perché Gianni Groverio è un altro giocatore che Cremona e soprattutto Dario Lami attendeva, perché dopo aver disputato una regular season incredibile, sicuramente di gran lunga il migliore dei suoi, invece in queste prime due partite di finale dei playoff Gianni Groverio era assolutamente mancato. Ed è, scusa se ti interrompo Folco, un diluvio di triple, anche Stefano Scalvini mette la sua firma dopo la tripla. 17-5, palle mano a Bigazzoli, la penetrazione, lo scarico per Castelli che si perde nella difesa cremonese, si riapre con Iacomuffi, la penetrazione, non cerca nessuno, subisce il fallo, fallo ad opera di Siro Zanatta. Segniamo dunque anche il fallo del capitano dei Grigiorossi, primo fallo personale per lui. Gli devo anche fare ammenda perché la tripla di prima non era stata di Stefano Scalvino, un lapsus, ma bensì di Luca Sperazzini. 17-5, mentre va in lunetta per due tiri liberi, Iacomuzzi realizza il primo, ancora Luca Iacomuzzi in lunetta, 2-2 per lui a tenere viva la fiamma della speranza sul 17-7, 3-3 da giocare, palla in mano nuovamente il padrone di casa Gianni Groverio. Buona la palla per Sperazzini, siamo già dentro l'area colorata con Sardanata, lo scarico esterno per Andrea Conti, fa saltare la difesa di Ferrari che arriva a toccare come ultimo uomo il pallone prima che esso caramboli fuori dal campo, si riprenderà con una rimessa nelle mani della Rossinis, 7 secondi per questo attacco. Luca Sperazzini non si capisce con Scalvini, e sì che di anni assieme ne hanno giocati, di campionati assieme ne hanno giocati tanti, non solo qua ma anche quelli di Montichiari. Eh sì, davvero un errore inconsueto, perché davvero questi due giocatori sin dai tempi delle giovanili del basket Brescia si conoscono davvero a menadito. Purtroppo un'incomprensione, ha subito la palla recuperata da Stefano Scalvini che l'ha sporcata, e quindi il recupero di Andrea Conti. Bisogna assolutamente cercare di mettere in cascina più pieno possibile, perché mi sembra che Asti sia una squadra in questo primo quarto davvero in difficoltà contro la guerrita difesa dei guerrieri di Cremona. Comunque direi fino adesso troppo brutta per essere vera Asti, mentre la Rossinis sta giocando una partita direi solo più che onesta, sta facendo il suo e nulla di più. Adesso coach Passera rimanda in campo col numero 9 Riccardo Castelli e prova ad accomodarsi in panchina adesso Daniele Biganzoli. Partita indecifrabile per i giocatori ospiti, un Asti che sinceramente non avevo visto così in difficoltà neanche quando aveva preso un break di 23-0 clamoroso in quel diseo negli ultimi minuti. Asti che era avanti di 15 lunghezze e riuscì a perdere una partita che ormai sembrava destinata alla vittoria. Castelli adesso riesce a farsi chiamare un fallo a favore, Andrea Conti va a lamentarsi dal signor Pesante. Segniamo dunque il fallo del Condore, il secondo fallo per lui. Vediamo se prenderà qualche decisione Cosa Dami. Non è così, mentre Cos Passera decide di mandare in campo col numero 18 Maurizio Pavone. Fiato anche per Carlo Di Gioia, il secondo è in panchina. Brezzo, palla in mano, si chiude la difesa cremonese, che chiude benissimo l'area colorata, c'è l'infrazione di passi. Adesso sono curioso di vedere anche come se la caverà Luca Pignati, l'ex giocatore centese, mentre va a prendere meritato riposo anche Andrea Conti, ed entra il più piccolo della famiglia Barbieri, ossia Marco Barbieri, più piccolo di età, più piccolo di statura. Dicevo che sono molto curioso di vedere come se la caverà Luca Pignati, che in gara 2 ha giocato una partita assolutamente strepitosa, mentre Groverio va a segnare altri due punti. Direi comunque che il reparto lunghi astigiano questa sera è completamente in panne. Sì, sì.
fanno fatica davvero a vedere. È un altro grave errore per Ferrazzi, che fa fatica sotto, ma fa fatica anche in impostazione, mi sembra, e non riesce a giocare la palla di transizione, che nelle prime due partite era stato un po' l'arma vincente, oltre al tiro da fuori. Dicevi prima di Pignatti e Barbieri, durante questi playoff sono state le due armi, sono state le armi vincenti della squadra di Matteo Bonetti, del presidente Bonetti, perché si diceva fino a un certo punto della stagione che Cremona non aveva nei giovani una un'arma importante, cosa che invece si è rivelata proprio in tutta la sua forza con Barbieri, con Pignatti, con Bona, che ancora non abbiamo visto in campo, ma vedremo poi, e con lo stesso Galbarini, che a questo punto c'è solo una squadra in campo con la seconda tripla consecutiva, questa di Stefano Scaldini, sul 24-7 ad un minuto dalla fine. Direi che per il momento tutto bene per la Rossini. Dicevi prima, Asti davvero non sembra quella squadra che abbiamo visto nelle prime due gare di playoff. Direi proprio sì, direi che così 24-7 dopo la tripla di Stefano Scaldini, quella tripla che io prima avevo annunciato che invece era di Speranzini, questa volta la tripla c'è stata, questo precedente da due punti di Luca Speranzini, 5 punti all'attivo per lui questa sera. Sta veramente piovendo sul bagnato. Per quanto riguarda la formazione astigiana, che continua ad andare sotto 24-7, 30 secondi al termine di questo primo quarto di gioco. Groverio, due piedi dentro i 6-25, canestro ancora per la formazione grigio-rossa. E un 26-7, che è un parziale incredibile di questo primo quarto, inaspettato e inaspettabile. Non si perdono di animo nella maniera più assoluta i tifosi astigiani, anche se credo che quando sono partiti quest'oggi non pensassero assolutamente. Un break di 12-2, quello in favore della formazione grigio-rossa, che recupera un altro pallone, poi lo perde. Finisce qua il primo quarto di gioco, applausi a scena aperta per la formazione bianco-grigio-rossa. Si chiude il primo quarto di gioco, diamo un'occhiata ai punteggi dei singoli. 5 punti per Luca Speranzini, Galvarini non entrato, Scaldini 3 punti, 10 punti per Andrea Conti, virgola per Marco Barbieri, Marco Bona non entrato, 1 punto per Capitano Sino Zanatta, Luca Pignatti virgola, Gianni Romero 7 punti, Diego Crescini non entrato, dall'altra parte 2 punti per Iacomuzzi, Davide Brezzo virgola, Matteo Menzio non entrato, Riccardo Castelli virgola, Daniele Biganzoli 2 punti dalla lunetta, Carlo Di Gioia 2 punti, Mattia Savoldelli non entrato, Federico Ferrari virgola, e questo forse è il dato che lascia più perplessi, tra virgolette, se possiamo definirci così. Maurizio Pavone non entrato e Marco Fantaccini completamente cancellato dal campo fino adesso. C'è anche da dire che coach Passera a un certo punto l'ha tirato fuori dal campo nella maniera più assoluta. Impressionante Andrea Conti, l'uomo in più della Rossinis questa sera, l'uomo che, come avevamo detto, era mancato nelle prime due gare di campionato. Beh, sicuramente Andrea è stato determinante in attacco, ma io torno a ribadire anche la grande prova difensiva di Andrea, del Condor, che questa sera è tornato sui suoi livelli, grandissimo giocatore, grandissima esperienza, non poteva essere lui il giocatore visto soprattutto durante gara 1 dei playoff. Asti però ci sta mettendo del suo, sicuramente la Rossini sta facendo una grandissima partita, ma Asti non ha ancora fatto nulla di giusto, sia per quanto riguarda il pacchetto dei lunghi, ma anche sugli esterni, non un tiro dalla lunga distanza. Ferrari in questo momento non è assolutamente entrato in partita, mentre la Rossini ha fatto male in difesa agli avanti estigiani, e ha giocato molto bene con ottime scelte di tiro in attacco e soprattutto con grande precisione. A proposito di precisione, un dato statistico su tutti è il primo quarto dal campo per la formazione bianco-azzurra, 1 su 11, e questo la dice veramente lunga sull'andamento della partita. Lamentele prima da parte di Riccardo Castelli, che ha rischiato un fallo tecnico per proteste. Non è cambiato niente sul tabellone centrale del Palazzo Menzi, 26-7.
Adesso è pronto a entrare in campo Fantaccini, si risiede in panchina Pavone, che era entrato nei 5 all'inizio di secondo quarto. Cerchiamo di ricapitolare un attimo la situazione dei 10 in campo per Cremona: Speranzini, Groverio, Pignatti, Stefano Scalvini e Marco Barbieri. Dall'altra parte Daniele Biganzoli, Marco Fantaccini, Riccardo Castelli, Davide Brezzo e Federico Mine Ferrari. Palla in mano ancora agli ospiti, che manovrano con Daniele Biganzoli. Palla per Brezzo, fuori dai 25. Adesso la palla per Marco Fantaccini. La penetrazione di Castelli. Pregevole il canestro di Castelli. E ce n'è per tre, perché non solo segna ma subisce anche il fallo. Diciamo buono il canestro per Castelli. Primi due punti di questa serata. Primi due punti anche per Asti in questo secondo quarto. Per Gianni Groverio il primo fallo, realizza il tiro libero supplementare a sua disposizione la formazione ospite. 6 su 7 dalla lunetta per i giocatori ospiti, che hanno sfruttato tantissimo il tiro dalla lunetta nel corso del primo quarto, non riuscendo dal campo a ottenere niente. 26-10, 9-0-4. E adesso c'è l'antisportivo chiamato a Brezzo. Questo me l'ero perso, devo essere sincero, anche perché l'azione è da tutt'altra parte. Vediamo il replay. In effetti ci sta tutto, direi. Ci sta tutto, anche perché, conoscendo Luca Speranzini, che non è sicuramente un attore, Luca Speranzini va in lunetta, realizza il primo. Ancora Luca Speranzini, l'uomo della pendolina, come viene chiamato a Brescia, il quartiere da cui viene fuori. 2 su 2 dalla lunetta, 28-10, 9-0-4 da giocare. Si riprenderà con palla in mano ancora per la Rossinis di Cremona. Più 18, che se non erro è il massimo vantaggio della formazione grigio-rossa, che adesso può giocare in tutta tranquillità. Rimangono in campo sia Pignatti che Barbieri. Viene dato respiro ai giocatori forse più importanti per la Rossinis, vale a dire Andrea Conti e Siro Zanatta. Tanto c'è l'infrazione di doppia per la formazione di casa. Si riparte con la Tubo Siderasti. Palla in mano a Biganzoli. Castelli fuori dai 6-25. Aspetta che si liberi Federico Ferrari. Arriva Fantaccini. Palla ancora per Biganzoli. Buono il servizio in angolo per Brezzo. L'errore al tiro di Brezzo. E riparte adesso la formazione di casa. Buono il servizio dentro l'area colorata per la formazione grigio rossa. Allora tiro di Groverio, cerca ancora di andare a recuperare il rimbalzo la formazione di casa, non ci riesce Luca Pignatti, e ancora Brezzo a cercare di ricucire lo strappo. Più 18, 8 e 14 da giocare, deve trovare qualche cosa la formazione ospite. Trova la tripla adesso con Federico Ferrari, che va a sporcare i propri tavolini con i primi tre punti di questa serata. Più 15 in favore dei padroni di casa, che manovrano a poco meno di 8 minuti al termine di questo secondo quarto. Palla in mano a Stefano Scalvini, ancora palla per Luca Pignatti, penetrazione, se ne va, c'è il canestro di Luca Pignatti. E questo è il giocatore di cui io stavo parlando prima, e questo è il giocatore che ci ha dimostrato di non essere da meno di tanti altri giovani in questa Serie B2. Assolutamente, Luca Pignatti ha disputato una grande stagione nelle file della Rossinis, un po' discontinuo nel rendimento, d'altra parte ragazzo dell'86, e quindi forse c'è anche da aspettarselo durante una stagione così lunga e impegnativa come il campionato di Serie B2. Considerare anche il fatto che ha davanti giocatori importanti nel suo ruolo come Zanatta e Groverio, ma tante volte anche Andrea Conti, quindi un giocatore che comunque ha fatto davvero il suo e soprattutto ha dimostrato una grande condizione quando era il momento importante, cioè nel finale di stagione della regular season ed anche in questo inizio di playoff. Torniamo in cronaca, fallo di Barbieri, primo fallo per lui, esce adesso Stefano Scalvini, applauditissimo nei propri tifosi, entra Marco Bona. Chiuso giusto per chiudere il discorso su Luca Pignatti. Gara 1, 9 punti segnati, gara 2, 18 punti. Signori, questo è un prospetto molto interessante, segnatevi il nome di Luca Pignatti. Lunetta e tiri liberi nuovamente per la formazione ospite. Fantaccini realizza il primo, ancora lui in lunetta.
1 su 2 per Fantaccini, rimbalzo di Pignati, può ripartire la formazione della Rossinis di Cremona. Marco Bona, che dalla Vallone di Soresina è venuto a giocare alla Rossinis, ancora Pignati, palla per Barbieri che perde il pallone, recupero provinziale di Carlo Castelli che apre il fuori gioco, il contropiede, pardon. Si chiude però con un fallo e niente di fatto perché c'è l'errore al tiro, nella penetrazione di Castelli che si mangia le mani, pertanto due tiri liberi, niente più. Sta cercando di girare la partita, la formazione ospite, adesso rientra in campo però Andrea Conti, si siede in panchina Marco Barbieri, fratellino minore di Alberto Barbieri, giocatore che ha legato il suo nome ad Ozzano, l'abbiamo visto anche qua in quel di Cremona, in una stagione sfortunatissima per lui, un infortunio che gli ha tagliato le gambe all'inizio stagione, era finalmente il pivot che alla Vanoli di Soresina mancava, arrivò ma non ebbe il successo che avrebbe meritato, 1 su 2 dalla lunetta frattanto per Riccardo Castelli, terzo punto in cascina per lui, 30-15, tra virgolette in rimonta la formazione ospite, ma adesso c'è il fallo in difesa chiamato Fantaccini e attenzione perché per il numero 19 ospite è il terzo fallo e ci saranno tre tiri liberi in favore di Andrea Conti. Continua a dir male la formazione di Asti, Folco, continua assolutamente a dir male, ne fa una giusta e due sbagliate la formazione di Passera. Sì, non riesce a dare una svolta in positivo alla partita, anche perché quasi tutti i suoi uomini più importanti non riescono davvero a rompere il ghiaccio, a diventare protagonisti, a diventarsi magari quella striscia che potrebbe fare rientrare in qualche modo la squadra astigiana. Quindi un andamento di partita assolutamente diverso da quello che erano state le prime due, dove era stato l'equilibrio a regnare sovrano, qui sin dalla palla 2 invece una sola squadra in campo che è quella dei padroni di casa cremonesi, con Asti che non riesce ad incidere, errori madornali come in questo caso, una cosa davvero elementare, poter appoggiare la palla e fare canestro, così non è stato. Cremona è ripartita con Gianni Gruberio sotto, bellissimo l'assist per Luca Pignati, 34-15 più 19 per la Rossini che per il momento è davvero l'unica squadra in campo nella maniera più assoluta. Vediamo cosa si inventa Asti in questa azione, palla in mano Ferrari che cerca di sfidare Gianni Gruberio, l'arresto di tiro ai 6-25, la tripla di Ferrari, secondo canestro pesante per Federico Mine Ferrari, 34-18 più 16, palla in mano ancora ai padroni di casa con Bona, fronteggiato da Daniele Biganzoli. Anche Daniele Biganzoli è un po' sparito dal campo rispetto a quello che era stato in gara 2. Adesso buono il pallone dentro per Gruberio che viene stoppato dall'ultimo dei neoentrati, ossia il numero 6 ospite Matteo Menzio. 34-18, serve anche questo per dare fiato al coraggio degli ospiti. Fallo adesso su Ferrari, chiamato a Bona. Per Marco Bona è il primo fallo. Certo che i due errori di Castelli da sotto gridano vendetta nella maniera più assoluta, io adesso non mi voglio accanire con lui, guardate, adesso torna in panchina e viene rincuorato da coach Passera. Io posso capire che in una partita come questa la tensione giochi bruttissimi scherzi, ma due canestri così non dico che li avrei segnati anch'io, per carità di Dio, perché a questi livelli non posso competere, però tutto sommato sì, no, è vero, Castelli ha fatto due errori, l'abbiamo visto nel corso del primo tempo invece fare un ottimo canestro, molto più difficile come quoziente di difficoltà di queste ultime due occasioni, però credo che la tensione sia davvero tanta. Vedo che c'è un bel duello Biganzoli-Bona, con Bona che non si fa per nulla intimorire nonostante la giovanissima età, ricordiamo che Bona è un 1989 contro il molto più esperto Daniele Biganzoli, questo è in questo momento mi sembra il duello più importante che c'è in campo. Break di 5-0 a favore della formazione ospite, tutta a firma di Federico Ferrari che sembra voler prendere per mano la sua tubo siderasti. Adesso c'è il fallo di Andrea Conti, questa è una pessima notizia per i padroni di casa perché è il terzo fallo per Andrea Conti, che fa segno però a Corso Dami di non preoccuparsi,
Staremo a vedere se sarà veramente così. Segniamo dunque il terzo fallo sullo scout di Andrea Conti. Box esaurito da parte della formazione cremonese per la Tornese, due tiri liberi per Mie Ferrari, che continua molto probabilmente in questo suo parziale personale, parziale aperto, che adesso dice 6-0 in favore degli ospiti. Ancora Mie Ferrari in lunetta. Questo 2 nuovamente, e sono 10 punti per Federico Mine Ferrari. 34-22 più 12. Cerca di tornare in linea di galleggiamento alla formazione ospite. Pallemano ancora buona. Ci prova il Condor del 6-25, la tripla! La tripla, e glielo dice, va in panchina. Da cosa dammi? Glielo dice, te l'avevo detto. Lasciami qua, questo è il mio posto. Pallemano ancora per Federico Mine Ferrari. Siamo già dall'altra parte del campo, di gioia. Corpo a corpo con Luca Pignatti, palla in mano Menzio Biganzoli, fuori dai 6-25, fronteggiato da Andrea Conti, palla per Di Gioia, raddoppiato da Pignatti, la palla a Ferrari che da casa sua la mette dentro, e poi l'ingenuità difensiva che costerà due tiri liberi alla Rossinis. Tripla di Federico Mine Ferrari da distanza siderale. 13° punto per Federico Mine Ferrari, che come in gara 1 ha deciso di mettere il proprio nome sotto l'elenco dei protagonisti. Niente tiri liberi, ho visto qualcosa che non c'era, era forse del mio stesso avviso Cospassera, visto che sta andando verso la panchina a discutere con i signori in rosso. Vediamo un attimo, è tutta una questione di dove era il possesso nel momento in cui è stato chiamato il fallo, niente di più. A mio avviso ci potevano essere i liberi, non c'era possesso, pertanto stiamo a vedere cosa succede in campo. Vediamo, Di Gioia cerca di spiegarsi, palla in mano a Asti. Palla in mano a Asti, e tutto sommato però adesso non capisco se mi sfugge qualche cosa, perché si riprende con la rimessa, forse sì, forse no, stiamo a vedere. Non c'era il possesso, il fallo c'era comunque, pur essendo in bonus, non si va in lunetta, si riprende con la rimessa a fondo campo. Scusate le perplessità del sottoscritto, ma l'hanno avuta anche i signori in grigio, tutto sommato, ci può stare. È pur sempre una finale. Più 12 è un altro pallone d'oro servito dentro per Carlo Di Gioia. Quarto punto, è break più che mai attivo. Meno 10 o più 10 a seconda dei punti di vista. 4 esatte al termine di questo secondo quarto. Ma dall'altra parte del campo cerca di mettere a posto le cose. Nuovamente la formazione di casa. 39-27, 3-48 da giocare. Palla per Iacomuzzi, affrontato adesso da Stefano Scalvini. Buona la penetrazione da parte della formazione ospite con Pavone che non arriva in fondo, viene fermato però fallosamente. Fallo chiamato a Luca Speranzini, primo fallo per lui. Luca Speranzini estremamente nervoso in gara 2. Luca Speranzini che non era riuscito a incidere. Luca Speranzini che è tutto per l'angolo a Marco. Io mi ricordo con la canota di Montichiari riuscire ad andare in un palaiglio infuocato in gara 2, dopo che la sua New Watch aveva perso in casa di un punto, riuscire ad andare a far saltare un campo incredibile, segnando 28 punti in una serata che credo Montichiari si ricordi non ancora, in un palaiglio affollato da oltre 4.000 spettatori che videro negli ultimi minuti scemare la possibilità di approdare alle semifinali. Luca Speranzini, che può essere un giocatore determinante, un giocatore che solitamente vediamo un po' nascosto in fase offensiva, ma che se tira fuori la sua classe infinita da giocatore, secondo me anche da classe superiore, perché Luca, molto probabilmente anche per questioni personali, ha preferito nascondersi nell'anonimato delle minors locali tra Brescia e Bergamo, piuttosto che cercare il salto di qualità in Serie A, dove molto probabilmente non avrebbe sfigurato. Dicevo, Luca Speranzini potrebbe diventare il protagonista di queste serie finali. Cremona vuole assolutamente Folco, a mio modo di vedere
aggrapparsi con le unghie, arrivare quantomeno giocarsi gara 4 e avanti di 12 lunghezza, ha avuto anche un vantaggio molto più cospicuo. Adesso subisce un pelo il ritorno, sta anche rifiatando come è giusto che sia. Asti non è assolutamente la squadra che abbiamo visto al primo quarto nella maniera più assoluta. Adesso non entra per tutti i liberi, ci va Pavone, sbaglia il primo, ancora lui si piega sulle ginocchia, pronto al rimbalzo di gioia insieme agli Accomuzzi. Realizza il secondo, 1-2 per Pavone, riavvicina nuovamente i suoi 39-28, 3-36 sul tabellone centrale della Palasport di Cade Sommenzi. Palla in mano ancora a Barbieri, Luca Sperantini, palla sporcata di mano, la recupera Stefano Scalvini. Gli Accomuzzi su di lui in difesa, gioca il pick and roll con Siro Zanatta, si butta dentro, palla per Barbieri, da casa sua prende il ferro, a rimbalzo però arriva Siro Zanatta. Ancora palla in mano per i padroni di casa, secondo possesso importantissimo, 3-10 da giocare, ci prova e trova la tripla Stefano Scalvini, sesto punto per lui questa sera. Palla in mano dall'altra parte per Mine Ferrari, 42-28, sporcata la palla da parte di Speranzini, rimessa in fase d'attacco, rimane dunque in attacco alla formazione di Cos Passera, 15 secondi per questo attacco, 2-57 sul tabellone centrale. Gli Accomuzzi, palla per Biganzoli, fuori dei 6-25, palla ancora per Ferrari che esce dai blocchi, buono il passaggio, rovesciato per Di Gioia, fuori dei 6-25, ribalta il gioco per gli Accomuzzi, la tripla di Luca Accomuzzi, quinto punto per lui questa sera. Adesso recupera un pallone che però viene ripreso nuovamente da Stefano Scalvini, c'è il fallo di Mine Ferrari, terzo fallo di squadra per Ferrari, secondo fallo personale. Stavo cercando di capire un attimo l'albero di Natale dei falli per gli ospiti, due falli per Davide Brezzo, due falli per Federico Mine Ferrari, due falli per Marco Fantaccini, dall'altra parte tre falli per il Condor Andrea Conti e tre falli anche per Marco Bona. Palla in mano adesso per Luca Speranzini, ma c'è il tocco di piede di Carlo Di Gioia, si riprende con un attacco nuovo di zecca per la formazione di casa. Palla nelle mani di Luca Speranzini, aspetta se liberi un compagno, lo trova impignati, palla per Barbieri, subito per Speranzini, fuori 6-25, la marcatura di Biganzoli, fa segno di alzarsi l'arbitro Speranzini, secondo me il contatto molto probabilmente ci poteva anche stare tutto sommato, non so se ci sarà il replay, rimaniamo nel dubbio, recupera un pallone importante la formazione ospite comunque e direi che c'è stato assolutamente il contatto. Strano che un arbitro che era lì a due passi non sia riuscito a vederlo, sono riuscito a vederlo io dalla tribuna. Vabbè, si riprende a giocare gli Accomuzzi, palla per Di Gioia, dentro ancora a cercare il numero 18 Pavone, il tiro non va, a rimbalzo arriva Zanatta, ancora percentuali bassissime da sotto per la formazione ospite, c'è il canestro in velocità, l'assist di Pignatti ed è Barbieri che sta giocando una partita più che egregia, gli abbiamo visto fare cose che forse è il fratello solitamente a fare anche in serie maggiori. Siamo già dall'altra parte del campo, gli Accomuzzi, non so adesso che carte potrebbe pescare Cos Passera, ma c'è un altro recupero difensivo, ancora Marco Barbieri che recupera il pallone, ci prova lui, la palla scheggia il ferro, al rimbalzo arriva in cespica sul pallone però la formazione grigio-rossa con Luca Pignatti, ne esce vincitrice la formazione di Cos Passera, ancora Luca Accomuzzi, 1-20 al termine, buona Accomuzzi, fa saltare la difesa, va dentro, non realizza ma subisce il fallo, vediamo se viene assegnato a Pignatti o Barbieri, viene chiamato a Luca Pignatti, primo fallo per lui, sporca anche la parte laterale del proprio tabellino, 44-31, comunque 44 punti per una formazione come Asti sono veramente tanti in due quarti. Ma sicuramente la difesa è la cosa che ha funzionato meno per quanto concerne Tubo Sider Asti, anche se dobbiamo dire che anche in attacco non è che abbia brillato più del dovuto, è comunque sulla sua media di realizzazione, 31 punti in quasi 19 minuti di gioco. C'è stata però a mio avviso la scossa in questa seconda parte di partita, in quanto soprattutto grazie a Ferrari Asti si è un po', adesso c'è un fallo in attacco,
Esatto, secondo me un po' dubbio di Barbieri. Stavo finendo il discorso che c'è stata appunto questa scossa per quanto concerne Asti. Adesso la partita è molto più equilibrata, ci sono ancora questi 12 punti di vantaggio che sono assolutamente il retaggio di un grande primo quarto disputato dalla Rossini. Insomma, la partita è ben distante dall'essere decisa. Ultimo giro di lancette, partito, palla in mano agli ospiti, l'ultimo tocco prima che però la palla termini fuori di un giocatore della Tubo Cedar, davanti alla panchina, davanti ai tifosi ospiti, riprende palla in mano la formazione di casa, tifosi che hanno comunque riempito il Pala San Quirico in tutto quello che è stato il giro dei playoff. Pala San Quirico che è diventata la casa nelle ultime stagioni della formazione astigiana, dopo che la stessa formazione era stata costretta ad emigrare, visto che mancava ad Asti una struttura. Certo è che se Asti dovesse arrivare in più uno, forse neanche il Pala San Quirico potrebbe contenere tutto il pubblico. Scadono adesso i 24 secondi, si perde l'azione della formazione della Rossinis di Cremona, e c'è anche un time out adesso, time out che servirà a riordinare le idee alle due formazioni. 26 secondi, pertanto discrepanza tra l'ultima azione dei giocatori ospiti e quella che rimarrà come tempo a disposizione alla Rossinis di poco meno di 3 secondi. Staremo a vedere come andrà a finire. Io credo che giocherà palla in mano fino allo scadere del 24. A questo punto la formazione della Tubo Cedar Asti non può fare a meno, cercherà credo un tiro pesante, stiamo un po' a vedere. Certo è che guardando anche le statistiche di stagione della formazione astigiana, vedendo le statistiche di questa sera, Asti è una formazione che con giocatori come Biganzoli segna col 55% dal campo, col 64%, fino a mai c'era Giacomo Passera prima di quello che gli è successo. Un buon 52% che per Riccardo Castelli serve per sciorinare delle cifre. Dal tiro pesante, Marco Fantacena, che si è avuto poco tempo per mettersi in lustro, ha una discreta mano col 50%. Ovviamente Daniele Biganzoli, che resta giocatore perneo di questa formazione, potendo giocare in tutti i ruoli esterni, dal playmaker alla guardia all'ala piccola, più alla piccola che guardia, tutto sommato. È partito il tabellone comunque, 15 secondi al termine del secondo quarto, 10 per questa azione, Biganzoli perde il pallone, lo recupera Di Gioia e appoggia a canestro, 9 secondi e nuovamente time out, credo, nuovamente time out. Si lamenta Costa Damini, sfortunato in questo caso la Rossini, molto fortunato se vogliamo la formazione ospite, ma la fortuna bisogna anche andarsela a cercare. 44-34, 8,99, 8 secondi e 99 centesimi al termine. Torniamo indietro in passo, diciamo, canestro di Carlo Di Gioia, stesso punto per lui se la matematica non è un'opinione, anzi, pardon, se è stato proprio l'errore sottoscritto, sono 7 perché aveva realizzato prima il tiro libero. Segniamo dunque 7 punti per Carlo Di Gioia, più 10 in favore della Rossinis Cremona. Rossinis, seconda formazione del cremonese, ed è un caso più unico che raro trovare una città come Cremona che può vantare con la propria provincia una formazione in Lega 2, ossia la Vanoli di Soresina, una formazione in Serie B2 che gioca le finali per la promozione in Serie B1 come la Rossinis. È una formazione con la Juve Cremona sul 2-0 che gioca contro Verona, contende a Verona la possibilità di salire in Serie B2. Si riparte con l'ultima azione nelle mani di Stefano Scalvini, si è rozzanata dall'angolo, il tiro lungo, prende il ferro, ribalzo, Pignati si prova ancora lui sullo scadere, si chiude qua il secondo quarto, 44-34, secondo quarto a chiara firma nella maniera più assoluta di Asti che sta cercando di recuperare quello che è il divario tra le due formazioni. Adesso saranno i canonici 10 minuti di intervallo. Qua in tribuna ci ha già raggiunto il presidente della Rossinis Cremona, Matteo Bonetti, al quale chiediamo innanzitutto un commento sulla partita, un primo quarto a chiara firma della sua squadra, un primo quarto veramente eccezionale, un grandissimo Andrea Conti, un secondo quarto magari un po' sottotono, tra virgolette, diciamo che hanno ripetato un po', è venuta fuori anche Asti, perché Asti non è assolutamente, a mio modo di vedere,
quella che ha giocato il primo quarto, troppo brutta per essere vera. Sì, direi che è giusto questa valutazione. Penso che Cremona meritava un margine più ampio, perché in questo momento stiamo giocando decisamente meglio, soprattutto nel primo quarto. Diciamo che Asti ha trovato un super Ferrari nel secondo quarto, che ha messo tre canestri importanti che hanno ridato vita e speranza a Asti quando sembrava una partita avviarsi molto bene per noi. È una partita lunga, stiamo giocando molto bene, vogliamo vincere, stiamo meritando di vincere e dobbiamo fare di tutto per portare avanti la serie. Una nota di merito direi anche per i giovani della Rossinis: abbiamo visto un ottimo Pignati e anche un ottimo Barbieri, ragazzi che ce la stanno mettendo tutta, giocatori che potrebbero servire alla Rossinis a ribaltare la serie, che per il momento vede ancora sotto per 2-0. Ma la Rossini è squadra vera, è squadra che ha lavorato tutto l'anno per arrivare a questo obiettivo. Siamo qua, vogliamo giocarci tutte le nostre chance fino alla fine. E i ragazzi non sono una scoperta per noi, hanno fatto benissimo fino adesso questa serie di playoff. Non è una scoperta Pignati, non è una scoperta Barbieri. E dobbiamo mettercela tutta, servono tutti i giocatori per portare a casa la partita. Ferrari quando può far male, dopo un primo quarto completamente anonimo, nel secondo ha messo insieme un break importante, un break che ha rilanciato le speranze di Asti. Non mi sembra ancora morto, tutto sommato. No, Asti non è morto, è squadra esperta, è squadra che mette le mani addosso, è squadra che usa tutti i trucchi del mestiere per arrivare in fondo alle partite. Abbiamo visto anche le ultime 3-4 azioni dove c'è stato il fallo su Speranzini in attacco, l'ultimo pallone dove c'era sicuramente un fallo di Gioia su Pignati, e quelli sono punti importanti, perché sennò chiudevamo più 14. Cedo adesso il microfono a Folco Donati. Alessandro Rossini è lo sponsor di questa squadra, oltre ad essere un dirigente importante. Una partita decisamente diversa dalle prime due in questi sì. Playoff. Fortunatamente sì, senza ombra di dubbio. I ragazzi ci sono con la testa, col cuore, ce la stanno mettendo tutta e quindi ci crediamo, siamo qua a giocarcela. Fortunatamente anche l'arbitraggio stasera è all'altezza della partita e della situazione, e adesso ci giochiamo gli ultimi 20 minuti con tutto quello che abbiamo da dare. Un palazzetto finalmente che ha risposto, una città che ha risposto all'appuntamento, alle esigenze anche di questa, della tua società, della vostra società, che sta facendo tanto per cercare di portare gli spettatori al Palasomenzi. Sì, veramente, stasera c'è una bella cornice di pubblico, adesso è arrivato anche il capo Ultras che ci sosterrà fino alla fine, dando una certa coreografia, anche coinvolgendo la tribuna opposta. Speriamo che sia d'aiuto, sia il sesto uomo in campo e che porti bene alla squadra. Bene, grazie Alessandro Rossini. È qui con noi adesso vicino il collega della provincia di Cremona, giornalista della provincia di Cremona, Roberto Coppetti. Tanta gente al palazzetto, al Palasomenzi questa sera, Roby. Direi di sì, questa sera c'è un pubblico delle grandi occasioni, una partita della vita dove la Rossini deve dimostrare di esserci, di volere questa, allungare almeno questa serie. La concentrazione c'è, l'impatto è stato bellissimo, rimbalzi controllati, tiro da 3 al 50%, insomma le premesse è dura, ma ce la possiamo fare. Asti non ha avuto sicuramente un grande impatto sulla partita, molto meglio la Rossinis, che si è portata subito con un grande vantaggio. Ha controllato, a mio avviso, nel corso del secondo quarto, quando ha respirato un po' con Andrea Conti e Grobberio costretti in panchina. Direi che la forza di questa Rossini, anche dal controllare, sono i ragazzi giovani che hanno dato tantissimo. Vedi Pignati e Barbieri, pur con alti e bassi, però hanno dato la loro impronta. Se riusciamo a gestire ancora questa partita nel terzo quarto, nell'ultimo si giocherà sui nervi, probabilmente Asti si avvicinerà, ma dobbiamo tenere duro perché la squadra ha le potenzialità per riuscire a fare bene. Insomma, ci sono i presupposti per vedere ancora almeno una partita sabato prossimo qui al Palasomenzi. Io auspico di sì, anzi direi agli spettatori di tenersi liberi per sabato, perché probabilmente si giocherà ancora. Bene, grazie anche a Roberto Coppetti. Ora io ripasso il microfono ad Alberto Banzola.
e abbiamo scovato sulle tribune del Palasport di Cade Somenzi un volto noto agli amici sportivi della Serie A di basket, uno dei pochi prodotti seri del pochi, mica tanti, perché adesso stanno venendo fuori i prodotti del vivaio bresciano nella maniera più assoluta. Diciamo forse uno di quelli che più ha fatto sognare, che potrebbe far sognare ancora i tifosi bresciani, stiamo parlando di Franz Conti, Francesco Conti, reduce da una stagione non fortunatissima con la formazione di Novara. A te chiediamo innanzitutto un commento sul match, un ottimo primo quarto da parte di Cremona, però Asti non ci sta nella maniera più assoluta. Ti ringrazio subito per i commenti esagerati e eccessivi che mi hai fatto. Credo che il 2-0 sia la chiave tecnica di questa partita, ovvero per Cremona si tratta della vita o della morte, quindi hanno subito cominciato forte la partita, mentre Asti penso che sia arrivata non con la cattiveria giusta, forse un attimino rilassata, poi si sono svegliati nel secondo quarto. Ferrari ha messo delle grandi bombe anche da lontano e sono riportati a meno 10 adesso. Vediamo. Quale potrebbe essere secondo te la chiave per riaprire definitivamente il match da parte di Asti? Dunque ti dico, ho visto un'altra partita di Asti io quest'anno, l'unica contro Borgomanero, una partita simile a questa dove nei primi due quarti avevano fatto molto fatica e poi nel terzo quarto sono usciti fuori alla grande. Mi sembrano un bel gruppo, non si scompongono mai e quindi penso che alla lunga sarà quello il fatto che la cosa che potrà aiutarli a vincere. Adesso cerchiamo di strappare un commento su quello che potrebbe essere il tuo futuro. Qualche giorno fa una televisione locale, il general manager della Silla Lumezzane ha detto che tra i suoi sogni, tra virgolette, proibiti, ci sarebbe quello di riuscire a portare Franz Conti in Valgobbia, riuscire a fargli vestire la maglia della Sil di Lumezzane. Noi sappiamo che tu sei più avvezzo ai piani superiori, alla Lega 2. Non sappiamo se c'è stato nessun abboccamento, non sappiamo se ti piacerebbe tornare nel bresciano, tra virgolette. Sai che in questi casi noi giocatori siamo di una diplomazia estrema. Io sono contento di questa cosa, del fatto di essere stato cercato, che il mio nome sia stato fatto in questa televisione e che Lumezzane mi voglia, come sono contento che ci siano anche altre realtà probabilmente interessate a me, però è ancora molto presto, non saprei sinceramente dirti. Io sì, la Lega 2 farla per rifarla come l'ho fatta in questi due anni, ovvero giocare poco non mi interessa più, voglio giocare, quindi molto probabilmente tornerò, questo lo posso dire, a giocare in Serie B, però dove ancora non lo so. Vabbè, cominciamo da dirlo magari a Minessi, avere un altro bresciano in squadra penso gli farebbe piacere. Probabilmente sì, però comunque anche se ci troveremo da avversari sarà piacevole incontrarlo comunque. Ringraziamo dunque Franz Conti, gli auguriamo buon proseguimento di serata, un grosso in bocca al lupo per la sua carriera. Torniamo in diretta, Folco, adesso che partita vedremo secondo te? Ma sicuramente credo che Asti adesso dovrà tentare il tutto per tutto per rientrare definitivamente in partita. 10 punti non sono tanti, ma come credo Dario Dami rimetterà subito in campo i suoi uomini più importanti con Andrea Conti e Gianni Grobberio. Quindi la Rossinis dovrà cercare di tenere botta, come si suol dire in questi casi. Asti dovrà invece cercare un nuovo appiglio per avvicinarsi ancora di più, magari con qualche tiro pesante da parte non solo di Ferrari ma anche di Biganzoli, che a parte qualche buona difesa in attacco questa sera si è visto davvero molto molto poco. Due soli punti per lui non è assolutamente un tabellino al quale siamo abituati e soprattutto al quale non è abituato lui. Vediamo ora cosa succederà. Credo che il momento topico siano davvero i primissimi minuti di questo inizio di ripresa con Asti che dovrà davvero tentare il tutto per tutto per rientrare definitivamente a stretto contatto con la squadra della Rossinis di Cremona, che ha disputato secondo me 15 minuti davvero davvero grandiosi e forse i migliori di tutta la stagione. Si riprende a giocare al Palasport di Cade Somenzi, palla in mano alla Rossinis, palla sporcata, rimessa a fondo campo, 10 secondi per questa azione d'attacco da parte dei padroni di casa che adesso manovrano con Sperazzini, rimessa per Scalvini, fuori dai 6-25, palla per il Condor, Andrea Conti, l'errore al tiro, può riprendere nuovamente Daniele Biganzoli dall'altra parte, parla per Federico Ferrari che comunque il secondo quarto ha messo dentro un 100% dei 6-25, 3 su 3,
ha riaperto lui la partita. Più 10 per i padroni di casa, 44-34, palla in mano a Biganzoli, Di Gioia, sporcata a Groberio, ancora Di Gioia per Davide Brezzo, palla ancora per Carlo Di Gioia, dentro il 6-25, ma c'è l'infrazione di passi, chiamata Di Gioia. Rapidamente diamo un'occhiata ai quintetti che sono rientrati in campo per la Rossinis Cremona: Stefano Scalvini, Luca Speranzini, Andrea Conti, Ciro Zanatta e Gianni Groberio. Dall'altra parte rimanda in campo Cos Passera, Daniele Biganzoli, Federico Mineferrari, Davide Brezzo, Carlo Di Gioia con la cannota numero 9, Riccardo Castelli che adesso marca Ciro Zanatta, palla fuori 6-25 per Scalvini, non va il suo tentativo, palla in mano nuovamente agli ospiti che devono rimontare i 10 punti. Castelli, palla in mano, perde però il passo, vola per le terre, riparte dall'altra parte Luca Speranzini fuori dai 6-25, palla in mano adesso a Groberio e c'era libero dentro l'area colorata Stefano Scalvini, palla servita adesso per Groberio, nuovamente lui gioca in piede perno, l'infrazione di passi, poco o nulla dicevamo fino adesso, 8:32 al termine. Tanto un personaggio coloratissimo, amato direi dal pubblico di tutta la Serie B, è arrivato in tribuna Cade Somenzi. Se avete frequentato il Palasport di Montichiari, Lumezzane, Casal Pusterlengo, Cremona, sapete benissimo di chi stiamo parlando di Enzo Langella, che sta facendo cantare adesso anche il pubblico di casa mentre sbaglia dai 6:25 Biganzoli, ma c'è il tappin vincente da parte di Carlo Di Gioia. Altri due punti per lui, per Di Gioia, numero 11 della formazione ospite, i punti sono 9. Attacca nuovamente Scalvini, fuori 6:25, arriva a prendere il pallone Speranzini, pick and roll con Groberio, palla ancora per Gianni Groberio, la penetrazione, lo sfondamento chiamato allo stesso giocatore cremonese. Tanto alto studio, a mio modo di vedere, però da parte di Carlo Di Gioia, molto probabilmente c'era. Io ho visto un po' di movimento da parte delle gambe di Di Gioia e non mi sembrava propriamente uno scivolamento, dirla tutta. Secondo fallo per Gianni Groberio, 44-36, cerca ancora di venirne a capo con un break, tra virgolette, se possiamo definirlo così, di 3-2 la formazione ospite. Tanta tensione in campo adesso perché nessuna delle due formazioni vuole assolutamente perdere, si continua a scivolare, si è fatto male Biganzoli, temo per lui una distorsione, questa per Asti è veramente una brutta tegola, questa per Asti, tra virgolette, non ci voleva nella maniera più assoluta, vediamo, sì, assolutamente una distorsione, non ci voleva. Daniele Biganzoli, idolo dei Rebels, i tifosi bianco-azzurri, purtroppo la visione non è al massimo, vista una parte della struttura del Palasomenzi, un palasport, se vogliamo, non propriamente nuovissimo, ma che si è adatta molto bene, secondo me, a quello che è lo spettacolo della pallacanestro, palasport che riempie la domenica con la Lega 2, un palasport che ha visto tanta storia di basket, basti pensare a quella che una volta era la Spondilatte, per non fare nomi, nel corso degli anni 80, un palasport che trasuda di basket, se vogliamo. A me viene a pensare un giocatore con la canotta della Spondilatte, se non vado errato, un certo Lottici, che oggi si sta giocando le possibilità di rientrare in Serie A dopo aver perso gara 1 e gara 2 a Veroli, la sua fidenza, adesso sta giocando gara 3. Viene trasportato frattanto fuori dal campo Daniele Biganzoli, mentre rivediamo al replay il momento dell'infortunio. Ha ceduto completamente. L'applauso sportivissimo da parte del pubblico cremonese, adesso l'applauso dei tifosi di Asti, come giusto che sia, eroi di 1000 partite. Io gli ho visto fare una tripla a parte incredibile dopo un tempo supplementare a 7 secondi al termine, una partita per lui incolore, ha messo dentro la tripla che ha lanciato Lumezzane verso le semifinali playoff di qualche campionato fa. Adesso scadono i 24 secondi dopo che Ciro Zanatta però è riuscito ad andare a sporcare il pallone al numero 9 ospite Riccardo Castelli. Si riprende, palla in mano per Groberio, palla per Stefano Scalvini, chiama lui lo schema, il play tutta velocità e tutto cuore di Cremona, Zanatta per Conti,
esce nel 6:25 per le parole di Groberio, ancora Scalvini, pick and roll con Groberio, palla di ritorno per lo stesso Gianni Groberio, spalla a canestro, palla per Scalvini, ancora Groberio, spalla a canestro, non sa cosa fare il pallone, lo scarico fuori per Andrea Conti e c'è l'infrazione di 3 secondi, c'è tutta la vita, 44-36, direi che questo terzo quarto è partito in maniera pessima, break tra virgolette di 2-0, io non so dove ho visto prima il risultato, comunque break di 2-0 in 3 minuti, cioè 2 punti segnati in 3 minuti, se non è la tensione a farla la padrona, fate un po' voi. Adesso un altro errore tra virgolette, ha rischiato tantissimo situazionato in questa occasione, si riprende con la palla in mano ai giocatori ospiti, Asti che deve fare a meno di Biganzoli che rimane in panchina, direi che lo stiramento è inguinale visto anche dove sta tenendo il ghiaccio Daniele Biganzoli, speriamo di riuscire a vederlo in campo, ma secondo me le percentuali di rivederlo dopo questo strappo sono veramente ridotte a un lumicino, e questa potrebbe essere anche una chiave di lettura per Cremona, per sperare, per andare avanti non solo stasera ma anche nella serie, augurando ovviamente a Daniele Biganzoli che non sia nulla di grave. Fallo adesso in difesa a Luca Iacomuzzi, torniamo in cronaca diretta per Iacomuzzi, è il primo fallo, pronto ad entrare in campo Fantaccini, Fantaccini che questa sera ha avuto veramente un impatto negativo in modo di vedere, valutazione al termine dei primi due quarti -1, il che la dice tutta. Palla in mano ancora a Stefano Scalvini, Groverio dentro il 6:25, palla in mano per Speranzini, pick and roll con Zanatta, palla di ritorno per Zanatta, Groverio fuori 6:25, la tripla, riparte anche la Rossini Cremona, primi tre punti in questo terzo quarto di gioco e vediamo se spezza le proprie paure la formazione di Coach Adami, l'errore al tiro di Ferrari che sporca le proprie medie, +11 Rossini Cremona, palla in mano per Speranzini, dai 6:25 la finta di tiro di Conti, palla dentro per Groberio, bellissimo movimento di Groberio, giocatore simbolo della Rossini Cremona direi, break di 5-0 Cremona, break di 5-0, break di 5-0 a favore di Gianni Groberio. Si è sbloccata la Rossini, si è sbloccata grazie a Gianni Groberio, dicevi tu, uno dei giocatori di simbolo, sicuramente lo è stato durante tutta la stagione, così non era stato nelle prime due partite di playoff in questa finale contro la Tubo Cider Asti, anche se a dire il vero nella seconda partita è stato un po' limitato, anzi è stato tolto dal campo grazie ad un fallo tecnico molto discutibile. Grandissimo il movimento che stiamo rivedendo in questo istante, davvero grande Gianni Groberio, e a Rossinis che si è sbloccata in attacco dove invece aveva continuato ad essere positiva, era in difesa concedendo solamente 2 punti in 4 minuti a Asti. Mi viene da pensare alle dichiarazioni in prestagione da parte del presidente Bonetti, che diceva che la sua squadra era intenzionata a giocare un buon campionato in B2, che voleva arrivare ai playoff ma che non se ne parlava di promozione, quantomeno adesso. Bisogna ammettere invece che il roster è stato creato e curato in maniera, secondo me, maniacale, sia da presidente Bonetti che da parte di Coach Adami. Mentre tornando in cronaca diretta, il recupero di Gioia che provenisce fuori al campo, una parola di troppo, attenzione perché di Gioia rischia adesso il fallo tecnico per proteste, è arrivato veramente vicino al fallo tecnico, si riprende, palla in mano alla Rossinis, Andrea Conti, palla in mano ricevuta da Scalvini, Ciro Zanatta, comunque Speranzini pronto a ricevere il pallone, non è così, invece sì, palla per Groberio, mattatore di giornata, Fantaccini non riesce a tenerlo, palla per Speranzini, c'è il canestro anche di Luca Speranzini, il break si allunga, break attivo di 7-0 in favore dei padroni di casa, Luca Speranzini fino adesso ne ha messi dentro 9, attacca nuovamente la formazione ospite che deve cercare di cucire il break, 51-36, buona la difesa di Conti su Presto, buona, Presto arriva al tiro, non c'è canestro perché c'è l'infrazione di passi da parte di Presto, e adesso prende coraggio anche il pubblico cremonese che si fa sentire,
Prova la carta Menzio con Spassera. Esce Brezzo. Non esce Menzio. Esce Menzio. Non esce Menzio. Vediamo chi esce. Esce Brezzo. Ed entra Menzio. Brezzo impalpabile. Forse il peggiore in campo per quanto riguarda Asti. Da inizio di terzo quarto e anche nei primi due quarti non aveva brillato. Le valutazioni non mettono mai. Meno 4 al termine dei primi 20 di gioco. Lui che comunque in gara 2 era stato uno degli artefici della vittoria di Asti. Errore al tiro da parte di Luca Speranzini. Torniamo in cronaca. Più 15. Cremona. 4 e 37 a giocare. Ci prova Ferrari che ci butta dentro. Non arriva in fondo, ma c'è il fallo di Siro Zanatta. Squadra che si stanno contenendo anche con i falli. Per Siro Zanatta il secondo fallo. C'è il time out richiesto da coach Dario Dami. Dicevamo coach richiesto da coach Dario Dami, che vuole forse spezzare qualsiasi velletà di inerzia ospite. In questo momento non possiamo parlare di inerzia né da una parte né dall'altra. È una partita che potrebbe essere ancora in equilibrio. Certo, per Asti ricordiamo una tegola pesantissima, quella dell'infortunio di Daniele Biganzoli. Asti che però non cerca mai di forzare i tiri, non cerca di forzare mai nella maniera più assoluta il tiro pesante, e forse potrebbe essere questa un'arma in più nella maniera più assoluta. Mentre ci soffermiamo sul pubblico di fede locale, vedere il signor Langella lanciare il pubblico di casa è sempre uno spettacolo. Rientra in campo frattanto le formazioni. Per la Rossinis non è cambiato niente, ancora Stefano Scalpini, Luca Speranzini, Andrea Conti, Siro Zanatta e Gianni Groberio. Dall'altra parte Federico Mine Ferrari, Luca Iacomuzzi. Mentre analizza il primo tiro libero a sua disposizione Federico Ferrari, dicevamo Carlo Di Gioia, con numero 6 Matteo Menzio, l'ultimo dei neoentrati, e Marco Fantaccini. Si riprende 51-38, buoni due viaggi in lunetta da parte di Federico Ferrari. 4-30 al termine, buono il pallone dentro per Groberio che manda per le terre Ferrari, e sono altri due punti per Gianni Groberio, autentico match winner di questo terzo quarto fino adesso. Gianni Groberio, una partita buona sotto tutti i profili, ma che è diventata eccelsa nel corso di questi 10 minuti di gioco del terzo quarto. Palla dall'altra parte del Fantaccini, che riesce a mettere il sigillo, i primi due punti per Fantaccini, assolutamente impalpabile questa sera. Si riprende nuovamente con Cremona in attacco, 13 secondi per questa azione con Stefano Scalvini, uscita dai blocchi di Speranzini, la tripla che non va, al ferro che ricaccia il pallone, Luca Iacomuzzi ad alimentare le speranze di Asti che soccombe sempre di 13 lunghezze. Ci prova Ferrari a riaprire la gara e trova la solita tripla da distanza siderale. Statistica alla mano, è sicuramente il giocatore che sta lottando di più tra quelli di Asti, è l'unico giocatore che può caricarsi sulle spalle dopo l'uscita di Biganzoli la propria squadra. Adesso però attenzione, perché c'è il fallo in difesa, il terzo fallo per Federico Ferrari, e questa per Asti non è assolutamente una buona notizia sul più 10 in favore della formazione di casa. Lunette tiri liberi per Siro Zanatta, l'ex capitano della Vanoli Soresina, un palmaresso invidiabile per lui che ha cominciato la carriera da pro tra virgolette in quel di Oderzo. Dice bene il primo viaggio, dice molto bene anche il secondo viaggio per Siro Zanatta, giocatore forse non troppo appariscente sotto la plancia offensiva, ma i suoi chili si fanno sentire in fase di costruzione. Rientra in campo Castelli da una parte e Pignatti dall'altra. Più 12, 55-43. Si proteggiano subito in campo Pignatti e Castelli. Pick and roll tra Iacomuzzi e Castelli. Fallo in difesa, chiamato lo stesso Pignatti. Secondo fallo per lui. Si avvicina a esaurire il bonus la formazione di casa. Ecco Federico Mine Ferrari, altro giocatore storico della Serie B italiana.
Castelli per Iacomuzzi. Si stringono le maglie difensive da parte della formazione coach Adami e recupera un altro pallone decisamente importante. Poco sì, sembra che diceva prima ma presidente Bonetti che Asti è una squadra abituata a mettere le mani addosso. Mi sembra che questa sera anche la Rossini si sia abituata a questo modo di giocare, e il recupero di questa ultima palla in difesa credo che testimoni proprio questo. Quindi una grande versatilità da parte della squadra di Dario Adami, che ha colpito a mio modo di vedere con le stesse armi con cui aveva colpito Asti nelle prime due partite, cioè facendo delle buone scelte di tiro, colpendo tanto dalla lunga distanza, ma anche riuscendo a giocare bene la palla sotto canestro e poi con tanta difesa. Ricordiamo che Asti sino a questo momento, dopo 25 minuti, è tenuto a soli 43 punti. Adesso c'è un fallo antisportivo fischiato a Luca Speranzini, forse a mio modo di vedere ci stava anche. Andiamo a vedere al replay la penetrazione di Ferrari. Sì. Assolutamente sì. Non è assolutamente un giocatore cattivo Luca Speranzini, lo conosciamo molto bene, però l'intervento è stato decisamente scomposto. Frattanto Ferrari sbaglia il primo tiro libero a sua disposizione, ricordiamo, fallo antisportivo, due liberi più palla a metà campo in favore della squadra che ha subito il fallo. Realizza il secondo Mine Ferrari, che nelle ultime due stagioni, prima di questa ovviamente, ha giocato con la canotta giallo-blu dei Ducali di Vigevano, formazione storica che sta decidendo in questi giorni il proprio futuro. Tante voci attorno al sodalizio giallo-blu, uno di quelli che ha più fascino sul proprio marchio, sul proprio stemma. Mentre c'è l'infrazione di passi di Ferrari. Ferrari adesso chiede spiegazioni, rischia il tecnico. In qualsiasi campo credo che ci sarebbe stato un fallo tecnico, non me ne vogliono gli amici di Asti, ma quando un giocatore va in questa maniera a porsi da un arbitro, il tecnico, soprattutto dopo l'antisportivo preso a Cremona, è sacrosanto. Si riprende palla in mano a Cremona, 55-44. Nuovamente palla in mano a Scavini per Groberio. Cespi campone il pallone, Andrea Conti quasi a metà campo, si frappone mezzo su di lui, ancora Conti a portarsi via la difesa, chiude bene però la difesa di Asti, chiude assolutamente bene. 1-47, palla per Mine Ferrari, non va il suo tiro, palla che gira sul ferro ed esce, buono il recupero però di Castelli, buono quanto fortunoso l'errore al tiro, e Castelli sta sbagliando l'impossibile. Fallo in difesa la Rossini. Terzo fallo per Marco Barbieri, terzo fallo per lui, due tiri liberi per Marco Fantaccini, bonus che se n'è andato per Cremona, realizza il primo tiro libero a sua disposizione Marco Fantaccini, ancora lui in lunetta. Due su due per Fantaccini, che questa sera non ha assolutamente brillato. Adesso la strappa dei ritmi difensivi, andando a pressare Asti. 1-34 il termine, più 9 Cremona sulla corsa dell'Asti. Si fanno forza anche i tifosi di Asti, che essere sinceri non hanno mai smesso un secondo di incitare i propri beniamini in campo. Cappello per loro. Adesso Conti tenta una cosa impossibile, deve stare attento oltretutto a non farsi fischiare fallo. Ferrari in transizione dai 6-25 non va, al rimbalzo arriva Fantaccini ed è il quarto punto consecutivo per Fantaccini. Partita completamente riaperta, 55-48, e diventa la Bolgia il Palasport di Cade Sumenzi. Ancora la formazione in canotta bianco-grigio-rosso ad attaccare, ci prova dai 6-25, dice male anche stavolta, ma è un assist più che un tiro per il Condor. E se avete seguito questa azione avrete anche capito perché lo chiamano il Condor, Paio, che dici? Assolutamente, Andrea è davvero un giocatore incredibile, ha capito immediatamente che il tiro di Barbieri era corto, si è avventato sulla palla e ha trasformato il tiraccio di,
di Barbieri che aveva già fatto andare su tutte le furie Coccia Dami, praticamente in un assist. Attenzione, perché se non ho visto male è stato chiamato un fallo pesante, ma un fallo di quelli pesanti. Numero 19, Marco Fantaccini, l'uomo che stava riaprendo il match, quarto fallo. Esce però Federico Mineferrari, tiene in campo Marco Fantaccini, coach Passera, che adesso si lamenta. E attenzione, cambio adesso per i padroni di casa, rientra con Marco Bona, passa adesso Marco Barbieri, rimessa nelle mani di Cremona, bonus non ancora esaurito da parte degli ospiti, si lamentano nella voce dei tifosi ospiti, si schiera nuovamente la difesa dei padroni di casa. Discrepanza tra i due cronometri di 5 secondi, 20 secondi a termine, pertanto un'azione ancora nelle mani di Asti. Dopo questo possesso bianco-grigio-rosso, c'è il canestro da 2 di Andrea Conti, 17 punti che diventano 19 con questo canestro. 59-48, palle in mano ancora per gli ospiti. Brezzo, l'arresto, il tiro, la tripla che non va, si chiude qua il terzo quarto di gioco e Coach Passera se la prende con i suoi nella maniera più assoluta. 59-48, più 11, si chiude qua il terzo quarto, che a dirla tutta era partito decisamente male, ma decisamente male, tanto per i padroni di casa che sembravano essere inconcludenti, poco, non arrivavano mai alla via del canestro. Sì, hai perfettamente ragione, disamina perfetta. Rossini però ha avuto la forza di non mollare in difesa, anche se in attacco le cose non stavano funzionando così bene come era stato nei primi 20 minuti di gioco. Ha avuto la pazienza di non farsi prendere troppo dal nervosismo, è rimasta lì concentrata sulla partita, non ha concesso molto in attacco ad Asti, che pur prima con Ferrari e poi con Fantaccini ha tentato di riaprire definitivamente il match. Adesso incominceranno questi ultimi 10 minuti con un vantaggio, a mio modo di vedere, ancora consistente, perché 11 punti sono davvero un buon bottino, per carità. Nulla di deciso, nella pallacanestro abbiamo visto ben altre cose, però avere 11 punti di vantaggio a 10 minuti dalla fine contro Asti, che per questi primi 30 minuti non ha sicuramente giocato la migliore partita stagionale, e non dimentichiamo che sta giocando, che giocherà anche questi 10 minuti presumibilmente senza Daniele Biganzoli, che ancora si tiene il ghiaccio sulla coscia destra. Non è sicuramente questa una buona notizia per la Tubo Sider. Dall'altra parte c'è una Rossini che dovrà ancora cercare di tenere alto il ritmo della partita, e in questa prima azione dell'ultimo quarto tutto sommato lo sta anche dimostrando. Attimo di distrazione cremonese, parte il contropiede e stavolta Castelli non poteva sbagliare la rivincita di Riccardo Castelli, che va a schiacciare la palla del meno 9. 59-50, 9-17 da giocare. Scalvini perde il pallone, giocano alla morte i giocatori di Asti che triplicano le marcature, ma c'è il fallo adesso in attacco, chiamato Scalvini, secondo pallone consecutivo recuperato da Asti in fase difensiva. Amici di ETV, rimanete con noi perché ne vedrete veramente delle belle. Cantano a gran voce i tifosi ospiti, vi vogliamo così ed è giusto che cadino in questa maniera, perché sta cercando in tutte le maniere di tenere viva la partita la formazione astigiana. 9-0-4, palla nuovamente in mano a Brezzo, si ferma, palla per Ferrari. Ti dirò, Folco, che l'impressione che ricavo guardando i giocatori di Asti è che siano quasi più freschi di quelli di Cremona, che abbiano speso quasi meno energie. Il canestro di Mine Ferrari, che sposta nuovamente il tabellone sul 59-52, più 7 per i padroni di casa. L'errore al tiro a parte di Conti e la partita adesso potrebbe riaprirsi definitivamente. Ancora Ferrari, nel segno di Ferrari questa partita della Tubo Sider. Errore al tiro, lottano in mille, alla fine ne esce il vincitore Stefano Scalvini, può ripartire
palla dentro per il numero 16 della formazione bianco-grigio-rossa, Luca Pignatti, palla che gira sul ferro ed esce. Luca Iacomuzzi è già lì. È uno spettacolo vedere i tifosi di Asti, sono incredibili. È lo sfondamento offensivo con Ferrari che si gratta la testa, e attenzione per Mine Ferrari, è il quarto fallo e adesso Passera tiene in campo con quattro falli, mentre c'è il time out richiesto dalla panchina cremonese, tiene in campo con quattro falli Federico Mine Ferrari e Marco Fantaccini. Una scelta che potrebbe essere anche azzardata tutto sommato, però 8-0-6 al termine con quella che potrebbe essere l'inezia nelle proprie mani, anche se adesso buttato via un pallone troppo importante il giocatore di Asti. Io credo che debba giocare d'azzardo nella maniera più assoluta con Spassera, debba cercare di chiuderla qua questa sera, perché se si arriva a gara 4 io non so che motivazioni possa avere in più una formazione come la Rossinis, che tutto sommato sembrava quasi spacciata dopo gara 2, più che altro per l'atteggiamento di alcuni giocatori che questa sera no, ripeto, giocato la partita della vita, o quantomeno hanno giocato una partita che noi ci aspetteremo sempre di vedere giocare, e stiamo parlando in primis di Andrea Conti e anche di Gianni Grobelli tutto sommato, perché se la Rossini è lì avanti di 7 lunghezze e sta davanti anche di 18 lunghezze, lo deve a questi due giocatori senz'altro. D'altra parte però non dimentichiamo che Andrea Conti e Gianni Grobelli avevano tirato la carretta, come si suol dire, per tutta la stagione, e il fatto comunque di mancare un paio di gare nei playoff ci può anche stare in un campionato così difficile come è questo di Serie B2. Ora c'è un'infrazione di passi fischiata a Marco Bona, che purtroppo invece è uno di quei giovani che aveva dato tanto sul finire di stagione e che invece questa sera non sta dando il suo prezioso contributo nel suo spot di esterno. Ora c'è un fallo fischiato a Luca Pignatti e questa non è sicuramente un'altra buona notizia. Il terzo fallo per Luca Pignatti con Asti che rimette dunque con la palla in attacco, in quanto ovviamente ancora non c'è il bonus. Quasi ora è nelle mani di Ferrari che gioca l'uno contro uno con Pignatti e lo sfida. Ora è Castelli, si alza dalla media distanza, non va a segno, ma c'è il rimbalzo ancora di Ferrari, l'uno contro uno, e va a realizzare. Canestro che riporta Asti sotto di 5 lunghezze, 59-55. Partita non finita nella maniera più assoluta, anzi riaperta da questo canestro. 7 minuti di tensione palpitante qua al Palasport di Cade Somenzi in Cremona, ribaltamento completamente errato da Pignatti, e attenzione perché se adesso Asti prende realmente coraggio la partita qua cambia volto completamente. Esce Pignatti, rientra in campo Siro Zanatta, c'è bisogno del capitano dei grigio rossi mentre Davide Brezzo è pronto a ripartire. Un po' in ombra questa sera dopo la grande gara 2. Palla per Fantaccini, lasciato colpevolmente libero, però l'errore da lontano di Fantaccini che con la maglia di Treviglio ne ha messi dentro dei canestri pesanti del 6-25, uno dei lunghi forse più tipici che io conosco in questa categoria. Fa un po' spesso vederlo giocare con una maglia che non sia quella di Treviglio, tutto sommato lui che già due stagioni or sono aveva tentato l'avventura in quel di Ozzano per stare più vicino a sua moglie. Palla adesso in mano a Brezzo, fuori dai 6-25, la difesa di Stefano Scalvini, uscita dai blocchi di Ferrari, la difesa di Andrea Conti, ancora Ferrari, ci prova il 6-25, se entrava questa andavo a casa io, perché con la mano in faccia di Conti era praticamente impossibile riuscire a segnare, in equilibrio instabile. Speranzini dall'altra parte, ribalta per Zanatta, Conti, ci prova Scalvini, tripla di Stefano Scalvini, che poi esulta verso il pubblico. Nono punto per Stefano Scalvini, segnato solo sulle triple stasera Stefano. Fallo adesso in difesa, chiamato lo stesso Scalvini, ed è il quarto fallo,
questa non è una buona notizia per Cremona, però ci sono tutti gli elementi ed attenzione, perché per la Tubo Sider rientra in campo Daniele Biganzoli, va a rifiatare Federico Mine Ferrari, stringe i denti Biganzoli, mentre il Lunetta per i tiri liberi del potenziale meno 6 ci va Davide Brezzo, realizza il primo, ancora Brezzo in lunetta, primo punto della partita per lui, si piega sulle ginocchia, 2 su 2 dalla lunetta, più 6 Cremona, 6-2, meno 6 Asti, 5-6, 6 minuti, tutti da vivere, con Alberto Manzano e Folco Donati per ETV, questa sera, in quel di Cremona, palla in mano Marco Bona, che rischia e perde il pallone, così è, riparte Castelli in velocità, palla servita dentro per Fantaccini, spalla a canestro, palla fuori nuovamente per Brezzo, cerca per via laterale penetrazione, scarico per Castelli, dai 6-25, non è la specialità della casa, errore al tiro, e riprende la Rossinis, 5-35, palla per Siro Zanatta, dai 7 metri, ci prova, non trova la tripla il Condor, ma rimbalzo arriva Luca Speranzini, che ha qualche centimetro in più di Daniele Biganzoli, che non può saltare tantissimo secondo me, con quello strappo che si è beccato prima, ancora Marco Bona, croce delizia di questa Rossinis, questa sera più croce che delizia, sbaglia il taglio dentro Speranzini, può ripartire ancora Davide Brezzo, 5 minuti, 8 secondi al termine, più 6 Rossinis, Tubo Sider che non si arrende nella maniera più assoluta, Tubo Sider che ha rischiato lungo il percorso del proprio playoff, mentre Fantaccini, giocatore in ombra per i primi tre quarti, per i primi due quarti e mezzo, tutto sommato, sta dando adesso speranza nuovamente con questi due punti, 62-58, e non ce la fa Biganzoli, non ce la fa, si va a sedere nuovamente in panchina, seduta sul pino per Daniele Biganzoli, capitano di mille partite, lui con una carriera da far veramente impressione, Daniele Biganzoli, una vita a Varese, sponda Robur e Fides, ma anche sponda roster Varese, mentre c'è il canestro della Rossinis, scusate per la pronuncia di prima, dei Roosters di Varese, chiamati Roosters, una bestialità, perdonate se volete, dall'altra parte però perde un altro pallone in attacco a Tubo Sider con un'infrazione di passi, rende Brezzo ancora il peggiore in campo, 6-4-5-8, poteva essere il canestro del meno 4, partita comunque sempre aperta perché 6 punti Folco secondo me non sono sufficienti a Cremona a 4-28 dal termine per chiudere il match, direi nel modo più assoluto. Abbiamo visto prima che con qualche fiammata Asti ha ritrovato quella che è la verve dei giorni migliori, in attacco sa fare davvero, davvero male, sia con Ferrari che è uno dei migliori realizzatori del campionato, ma anche con Fantaccini che ha ricominciato a far canestro sia da sotto e soprattutto da fuori, quindi 6 punti non sono un margine di punti che possono far stare tranquillo Coach Adami e i propri giocatori e neanche il numeroso pubblico di fede cremonese che ha corso questa sera qui al Parasomenzi. Siamo un periodo di finali playoff in Serie B2, questa è quella del girone H, gara 3, domani sera gara 3 per i playoff, girone B, girone C e girone D, nell'ordine Roseto ospita Fossombrone sotto 2-0 Roseto, come Empoli che è la finale della girone C, Empoli che ospita Vado Ligure, Empoli sotto per 2-0, più equilibrato il confronto per il girone di dove Potenza ospita Ruvo di Puglia, serie sull'1 pari, canestro segnato nuovamente dalla formazione di casa con Gromerio, più 8 per la Rossinis di Cremona, 66-58, meno di 4 minuti al termine, buono il pallone sotto di Gioia, mentre Ferrari era triplicato per Carlo Di Gioia, altri due punti e sono 11 questa sera, 23 quelli di Super Mine Ferrari, recupera un altro pallone di difesa, questa volta Davide Brezzo, 3:40 da giocare, palla in mano ancora per
gli ospiti, sporcata la sera 80. L'uomo in più della difesa grigio-rossa. Soffre da matti il pubblico da una parte e dall'altra. La tensione è veramente palpabile questa sera. Ridotti anche i falli, o forse sono state anche delle viste arbitrali. Tre commessi da Cremona, un solo fallo in 6 minuti e mezzo commesso da Asti. Palla per Ferrari che rischia di replicarsi la vita. Riesce a tenere il pallone in campo, ci prova, non va il suo tentativo. Scadono i 24, la palla è ancora buona, però deve stare attento che non passino troppi secondi prima che attraversi il campo Cremona. Riesce a recuperare il pallone comunque la Rossini senza problemi. Siamo già dentro l'area colorata con Gianni Grobelio. Movimento piede perno, l'errore al tiro. Più 6 Cremona, meno di 3 minuti al termine, 2.54. Si prova Fantaccini, non va Fantaccini. Si alza in piedi il pubblico cremonese. Più 6 Cremona, 2.44. Palla in mano a Scalvini, pick and roll con Zanatta, si butta dentro, esce le 6.25, buona difesa di Iacomuzzi, palla ancora per Zanatta, servita per il Condor, dentro i 6.25, arresto tiro, che non arriva a prendere il ferro. Certo, il palasomente è famoso porco per essere un palasauna, però non si possono sbagliare così in questo genere. D'altra parte la tensione è davvero alta da un giocatore come Andrea Conti. Certe cose non ce le aspetteremo mai, però purtroppo così è stato di gioia da fuori. 6-6, 6-3 e partita completamente riaperta a 2-10 dal termine. Carlo Di Gioia, 14 punti, la tripla che riapre definitivamente la gara, un solo possesso tra le due formazioni. Palla per Zanatta che rischia lo sfondamento dall'angolo, ci prova Conti, non va, attenzione, Asti, palla in mano con Davide Brezzo, l'occasione del riscatto per lui. 1.46, incredibile, i tifosi di Cremona mutoliti la maniera più assoluta, movimento a piede perno, canestro e fallo subito, e per Andrea Conti è il quarto fallo. Per Super Mille Ferrari è il 25° punto. Il time out richiesto da Cremona. +1 Cremona. Ma manca un punto che potrebbe scaturire dal tiro libero di Federico Mille Ferrari. 1.38 da giocare. Sguardi increduli da parte del pubblico cremonese. Mentre rivediamo al replay la penetrazione, lo scarico in angolo per la tripla di Carlo Di Gioia. Torniamo indietro di un passo, diamo un'occhiata a quello che è stato il cammino dei playoff. Asti ha incontrato nei quarti di finale Saronno, sconfitta in quelli di Saronno in gara 1, 72-69, due vittorie casalinghe per Asti, abbastanza facili, la prima 94-65 e 68-55 la seconda. Cremona perdente a Cabriago 73-68, poi due vittorie smescianti contro la squadra di Simone Cervi e Jordan Losi 108-77, 94-71. In semifinale non c'è più stato bisogno per nessuna delle due formazioni di arrivare a gara 3. Asti è andata a vincere a Borgo Vanero prima 69-58 e poi 87-79 in casa, mentre Mille Ferrari segna. Mentre dicevamo, la formazione grigio-rossa è andata a vincere prima Voghera 65-71 e poi 75-62 in casa contro Voghera. Adesso l'errore al tiro da parte di Cremona, cerca di recuperare il pallone Andrea Conti che finisce in mezzo al pubblico. 66 pari, bonus esaurito da parte dei padroni di casa, un solo fallo chiamato ad Asti. Si riprende a giocare, palla in mano a 1 minuto e 16 secondi al termine a Luca Iacomuzzi, la difesa su di lui di Stefano Scalvini, è in bambola totale Cremona, è assolutamente in bambola, non riesce più a trovare la via del canestro. Ottima la difesa di Asti, l'errore al tiro di un inguardabile Brezzo, il fallo non chiamato da parte di Brezzo, dall'altra parte del campo Stefano Scalvini.
e siamo all'ultimo giro d'orologio. 50 secondi per vedere se Asti riesce a festeggiare la promozione o se si va a gara 4. Fallo in difesa chiamato a Luca Iacomuzzi ed è il secondo fallo per lui. Vediamo se Cremona riesce a tornare a giocare al Palazzo Menzi sabato sera. Rimessa nelle mani di Sperazzini, Pedro Berio, subito Scalvini. 20 secondi per questa azione, 40 sul tabellone centrale. Scarico per Groberio, palla in mano ancora per Scalvini, il tentativo impossibile che non va, forse il fallo su di lui. Si riparte, un possesso per parte, discrepanza tra i due tabelloni di 11 secondi. Brezzo, palla per Di Gioia, 20 secondi al termine, 9 secondi per questo tiro, palla in mano Ferrari, 66 pari, Ferrari si chiude, c'è liberazione di passi, chiede il tiro della vittoria Dario Dami, 66 pari, Folco, 12 secondi, 56 centesimi, palla in mano, Andrea Conti, inventerà con noi, 10 secondi, ancora Andrea Conti, il fallo speso da Riccardo Castelli, pardon, da Brezzo. Non c'è ancora il bonus, rimessa. Scusatemi, ma ho confuso il numero sulla maglia. A Groberio, 5 secondi, palla in mano, Scalvini, 3 secondi, il tiro è 6:25, non va. E c'è l'overtime. Overtime. Finale tesissima. Folco, finale tesissima. Si va all'overtime. La palla qui nell'ultima azione è davvero scottata nelle mani della Rossinis, perché forse una soluzione migliore a questo tiro dai 7 metri ed oltre di Stefano Scalvini la si poteva anche trovare. C'era forse un fallo un attimo prima sempre sullo stesso Scalvini, non sanzionato, però in effetti non ha sicuramente brillato per oculatezza in questa ultima azione la Rossini. Tra parte la palla ce lo possiamo immaginare come possa scottare, si decide davvero una stagione in pochissimi secondi. Ne è uscita questa fase offensiva con la palla che è rimasta nelle mani di Stefano Scalvini, che ha tentato questo tiro pesante dai 7 metri che non è andato a buona fine. Assisteremo ad altri 5 minuti davvero incandescenti, vedremo che cosa potrà succedere. Mi sembra che a questo punto l'inerzia della partita sia nelle mani di Asti, però non diamo assolutamente per morta questa Rossini, che aveva giocato almeno per 33-34 minuti davvero un'egregia partita. Ultimo quarto disastroso per la Rossini, break di 18-7 per una ritrovatissima Tubo Sider Asti. E del resto, signori, se la Tubo Sider ha vinto meritatamente la regular season, un perché ci sarà. Se tutto sommato Coach Passer ha cambiato poche pedine ma fondamentali nel suo roster, un perché ci sarà se questa sera è qua a giocarsi la promozione alla Tubo Sider. Errore al tiro da parte della Rossinis, palla in mano ancora all'inguardabile Brezzo, che però se la mette tutta, deve stringere i denti, anche perché Daniele Pigazzoli in campo non lo vediamo più nella maniera più assoluta questa sera, sia ben chiaro. Palla in mano Federico Mine Ferrari, trascinatore dei suoi, questa sera autore di 26 dei 66 punti della Stuvo Silver. Fantaccini sbaglia, 0 su 3 dei 6:25, il fallo non chiamato! E c'era, signori, ditemi che non c'era questo. Bravo Ferrari, comunque a recuperare il pallone, Iacomuzzi la finta, penetrazione, il tiro, l'errore. Rimbalzo, per modo di dire, da parte di Sperazzini, Scalvini, contropiede, se ne va, l'errore al tiro, arriva Groberio! E ci sono due punti, Ferrari rimane per terra, scosso. Gianni Groberio, l'uomo che potrebbe cercare di salvare la partita per la Rossinis. Più due per i padroni di casa, 68-66. Poco, veramente da vivere fino in fondo. Una finale che non mi sarei aspettato stasera così emozionante. Nuovo recupero per la Rossinis. Ma d'altra parte però le prime due partite di questa finale avevano testimoniato che le due squadre in qualche modo avevano più o meno gli stessi equilibri. Assolutamente Asti ha dimostrato di poter vincere questa serie, soprattutto perché aveva giocato le prime due partite in casa su un campo
imbattuto in tutta la stagione. Questa sera la partita è sempre stata quasi in mano alla squadra del presidente Bonetti. Asti è rientrato con grande bravura nel corso dell'ultimo quarto, quando forse un po' la paura di vincere ha tagliato davvero le gambe alla Rossinis, e fa un po' specie, sembra un paradosso, ma Asti è rientrato in partita quando ha perso il suo giocatore faro, Daniele Biganzoli. E forse questa è stata la scossa in più alla formazione ospite. Ferrari in lunetta realizza il primo tiro libero, più uno Cremona. Ancora Federico Mine Ferrari in lunetta per il secondo tentativo. Frattanto il terzo fallo di Luca Speranzini, autore questa sera di 9 punti. 2 su 2 ed è di nuovo parità a quota 68, 3-0-7 al termine. Questa sera l'abbiamo vista di tutti i colori, abbiamo avuto anche l'incursione di una ragazza in tribuna stampa. 2-59 da giocare, 68 pari. Facciamo anche noi comunque gli auguri a Giovanna per il suo matrimonio, per Giovanni, non l'ho ben capito. Palla in mano a Stefano Scalvini, vuole 25, ci prova ancora lui. Questa volta gli dice non male di più, la palla gira sul ferro ed esce. 2-44, Luca Iacomuzzi a tentare nuovamente la via del canestro, Davide Brezzo, fuori 6-25, aspetta Riccardo Castelli, in uscita dei blocchi, arriva, corre il Mine, prende lui il pallone, ci prova a casa sua, scheggia il ferro, rimbalza, arriva Andrea Conti ed è pronto a ripartire in velocità. Scalvini, palla per Sperazzini, buono pallone dentro, arpionato dal Condor! 70 Cremona, 68 Asti, palla in mano Luca Iacomuzzi. Palla in mano Luca Iacomuzzi, servita di Gioia, dai 6-25, scheggia il ferro, rimbalzo dello stesso di Gioia, il canestro del 70 pari, 2 minuti esatti al termine, 120 secondi da vivere con Alberto Manzola e Folco Donati sulle frequenze canale 891 di ETV. Palla in mano ancora al Condor, serve palla per Gianni Groverio, forse il fallo di Gioia, si butta dentro corpo a corpo, palla per Ciro Zanata, ancora Stefano Scalvini, la penetrazione, lo scarico in angolo, palla per Groverio sullo scadere dei 24, ma lo recupera Ciro Zanata, che offre il pallone del potenziale più 2 a Scalvini, ancora Speranzini, Ciro Zanata, vediamo che esce dai blocchi Groverio, ma c'è il fallo in difesa chiamato di Gioia, e attenzione perché per di Gioia è il secondo fallo, 16 punti, forse il giocatore migliore per Asti, subito dopo Federico Mine Ferrari, esce di Gioia a riprendere un attimo di fiato, rientra Marco Fantacini, super Fanta, che è stato rinominato dai Rebels di Asti. 70 pari, 1-17 al termine, noi vogliamo la promozione carta dei tifosi di Asti. Palla in mano ad Andrea Conti, in palleggio, difesa di Riccardo Castelli, mani addosso di Castelli, raddoppio da parte di Marco Fantacini, c'è il recupero di Brezzo, ci prova Sperazzini, la recupera, palla per Groverio del 6-25, non va la tripla, al rimbalzo arriva Andrea Conti, il Condor, altri 2 punti per lui, 23 questa sera, risponde lui a Ferrari, bella partita, bel match tra i due Folco, nella maniera più assoluta, 45 secondi al termine, palla dentro per Fantacini, il fallo di Andrea Conti, e per Andrea Conti è il quinto fallo, perde la Rossini, se perde il match, uno dei suoi protagonisti, tanto di cappello ad Andrea Conti, e rientra in campo Marco Bona, mentre rientra in campo anche Carlo Di Gioia, e va ad accomodarsi in panchina Davide Brezzo. 41 secondi forte, 2 tiri liberi, cosa può succedere? Di tutto di più, sicuramente può succedere ancora di tutto, con può succedere che sia più temato, esatto, come appunto in questo momento. Asti, a mio modo di vedere, ha qualche arma in più per quanto concerne questo finale di partita molto molto acceso ed incandescente. 2 punti da recuperare sono ovviamente un'inezia, anche perché Fantacini sarà in lunetta con 2 tiri liberi. Può davvero succedere di tutto,
la speranza è che Cremona riesca poi a gestire bene quello che sarà uno degli ultimi possessi. Se non sarà così, credo che Asti abbia davvero la possibilità questa sera di festeggiare la promozione qui sul campo di Cremona, che a mio modo di vedere, per come è andata tutta la stagione, sarebbe comunque una degna conclusione del grande campionato disputato. Tornano le squadre in campo, 41 secondi al termine. Quanto scotta il pallone nelle mani di Marco Fantaccini, quanto scotta, ragazzi. Due tiri liberi pesantissimi, realizza il primo Fantaccini, 10 punti all'attivo questa sera, più uno Cremona, 7-2-7-1. A rimbalzo pronto Castelli per Asti, dall'altra parte Gianni Groverio e manco fallo opposto a Siro Zanatta, 2-2, di nuovo parità a quota 72, 40 secondi, parte il cronometro, palla in mano a Stefano Scalvini, attacca nuovamente la formazione cremonese, pick and roll con Groverio, palla in mano ancora Scalvini, esce dai blocchi Sperazzini, Sperazzini ancora per Scalvini, Groverio non riesce a ricevere il pallone, lo riceve Sperazzini, fronteggiato benissimo, vola per terra in due, c'è il fallo di Castelli, ma si è fatto male Luca Sperazzini, e mi sa che questa è una brutta tegola anche per Cremona. Fallo assolutamente involontario di Castelli, che è volato per terra, ha tirato per le terre anche Sperazzini, time out, si rialza con le proprie gambe comunque Luca Sperazzini, più forse la botta che ha preso di corpo che l'inciampare in sé per sé. Dicevamo 24 secondi, bonus esauriti, 24 secondi, ultimo possesso in mano ad Asti. A questo punto secondo me può succedere solo una cosa: Asti cercherà di vincere la partita con una tripla. Sì, bisogna prima vedere cosa riuscirà a fare Luca Sperazzini dalla lunetta. Se dovesse fare un 2-2, sì, credo che Dario Adami scelga di difendere e non di commettere fallo, mentre invece probabilmente Asti cercherà il tiro dalla lunga distanza, sicuramente con Ferrari, oppure se Ferrari fosse marcato bene con Iacomuzzi, o più presumibilmente con Fantaccini. Ricordiamo agli amici di ETV di non abbandonarci, perché subito dopo il match avremo i protagonisti della partita ai nostri microfoni per sentire il loro commento in diretta. Lunedì, due tiri liberi che pesano una tonnellata nelle mani di Luca Sperazzini, che sbaglia il primo tiro libero, e a questo punto ci sarà secondo me il fallo immediato da parte di Cremona. Ancora Lunete, tiro libero, realizza il secondo, più uno Cremona, 73-72, pade cronometro, ultimi 24 secondi, pade anche cronometro ai 24, decide di difendere Cremona, più uno Cremona, 73-72, Iacomuzzi si decide all'ultimo tiro, questa gara 3, palla per Mine Ferrari, chiuso in un vicolo cieco, riesce a trovare il tiro, l'errore al tiro, però Bone inciampa col pallone, è l'ultimo pallone a 3.88 dal termine, è nelle mani di Asti, 3 secondi, 88 centesimi, palla nelle mani di Asti, rimessa nelle mani di Mine Ferrari, cercheranno il tiro da 2 a questo punto, non c'è necessità del tiro pesante, si perde tempo perché manca un operatore che pulisca il parquet, arriva adesso, 3.88 il termine, 3 secondi, 88 centesimi, tensione palpitante, più uno Cremona, palla in mano ad Asti, Federico Mine Ferrari alla rimessa, scelta che non mi sarei aspettato tutto sommato, fronteggiarlo c'è Stefano Scalvini, la rimessa, parte cronometro, Di Gioia, l'errore di Di Gioia, prende il tapillo in canestro a 65 centesimi, e se vediamo se si chiude qua, tentativo, non va, e Asti festeggia la promozione in Serie B1 con il canestro di Carlo Di Gioia, incredibile, è riuscito in 2 secondi Carlo Di Gioia a fare qualsiasi cosa, l'errore al tiro, ha preso lui stesso il rimbalzo e ha segnato, incredibile, ma Cremona quanta responsabilità ha su quest'ultimo tiro.
responsabilità sull'ultimo tiro e responsabilità sull'ultima rimessa, perché la palla oramai era in mano a Cremona. Marco Bona purtroppo non è riuscito a trattenerla, ha regalato la rimessa a Asti, che ovviamente non si è fatta pregare. Un doppio tiro per Di Gioia, tutti e due fra l'altro sotto il tabellone, e Asti vince con merito questa gara 3, chiude la sfida e va in Serie B1 superando con un netto 3-0. Cremona avrebbe sicuramente meritato un'altra chance per quello che ha dimostrato in queste tre gare di playoff, ma a mio modo di vedere Asti non ha rubato assolutamente nulla. Questa sera ha avuto il coraggio di provare a riaprire la partita quando era sotto di 19 punti, c'è riuscita aggrappandosi a quello che è il suo uomo più importante, lo è stato durante tutta la stagione, lo è stato in questa serie di playoff, ed è Federico Mine Ferrari, che questa sera ha realizzato 28 punti, l'ha fatto aggrappandosi a quelli che sono i suoi giocatori più importanti, ed ora sono in mezzo al campo a festeggiare con questa gigantesca B e con questa gigantesca 1, una promozione che non fa una grinza, una grande vittoria per la squadra